PC Thomas Ernst e Juan Martillo Roldan. Per Ernst la possibilità di diventare il primo pugile a conquistare il titolo mondiale in quattro diverse categorie. Per Roldan invece di diventare per la prima volta campione del mondo, ma di aggiungere il suo nome a quello di tanti illustri argentini: Pascual Perze, Horacio Acavallo, Nicolino Loche, Carlos Monzon, fino all'ultimo Juan Martín Coggi. Abbiamo ritenuto opportuno quindi presentarvi i due protagonisti della riunione di Las Vegas, proponendovi Roldan contro Kinchen. È l'ultimo match sostenuto questo da Juan Domingo Martillo, già campione argentino dei medi e campione sudamericano della stessa categoria. Juan Martillo Roldan ha 30 anni, è professionista dal 1978 con 63 vittorie nel suo palmaresco, 41 vittorie per KO, 3 sconfitte e 2 pari. L'avversario di quest'oggi è Jean Deit Kinchen, 29 anni, professionista dal 1980, 37 vittorie delle quali 29 prima del limite, 2 sconfitte e 2 pari. È nato a San Diego, è Kinchen, il 1 marzo 1958 ed è quinto nelle classifiche mondiali della WBC e della IBF. Della WBC Roldan è numero 2. Il match è previsto sulla distanza delle 10 riprese, si è disputato il 6 aprile 1987 alla Caesar Palace di Las Vegas, sotto clou del mondiale unificato dei medi Marvin Hagler, allora detentore Ray Sugar Leonard sfidante. L'arbitro di questo incontro è Carlos Padilla. Sulla bilancia 161 libbre pari a 73 kg e 28 grammi sia per Roldan che per Kinchen. Il limite della categoria dei medi è di 160 libbre pari a 72 kg e 574 grammi, quindi siamo sui 480 grammi al di sopra del limite della categoria. Leggermente più alto Kinchen. Due le sconfitte in carriera per il pugile di colore in calzoncini bianchi, una delle quali contro Schuller per il titolo nordamericano della categoria. Una sconfitta per Kinchen anche contro Iron Barkley, che è stato avversario del nostro Patrizio Calambai per il titolo mondiale dei medi nella versione WBA, titolo conquistato dal pugile ora naturalizzato italiano ma originario dello Zaire. Nella carriera di Roldan c'era un buco, nel 1985 era rimasto inattivo, un segno comunque della sconfitta subita contro Marvin Hagler per il titolo mondiale dei medi, sconfitta subita il 30 marzo 1984 sempre a Las Vegas con un KO tecnico alla decima ripresa, anche se dobbiamo sottolineare che Roldan è stato l'unico a mandare al tappeto il meraviglioso, anche se molti sostengono che quella di Hagler fosse allora una scivolata. Sta di fatto che nel 1985 il pugile argentino rimane inattivo, si ripresenta sul quadrato a Buenos Aires il 15 febbraio 1986 vincendo per KO alla seconda ripresa contro Juan Carlos Fernandez. Tanto stupendo questo destro di Roldan, non per nulla sottolineato il suo nomignolo con questo martello, proprio per la potenza e anche per il modo di portare i colpi, che sono autentiche randellate. All'angolo di Roldan c'è Juan Tito Lectur, il manager dei manager dei pugili argentini, che noi abbiamo apprezzato soprattutto con Carlos Monzon, ma che abbiamo rivisto anche, purtroppo per noi, contro Patrizio Oliva. Siamo ora al secondo round, ripeto, di un match previsto sulla distanza delle 10 riprese. Entrambi i pugili boxano in guardia normale, comunque caratteristica la posizione assunta sul quadrato da parte di Roldan, quella del picchiatore, con un compasso di gambe piuttosto ampio, quindi per cercare la base, l'appoggio sui piedi e poi portare i colpi. Sono per lo più ganci che riesce a portare, dobbiamo dire, con una certa velocità. Indubbiamente sul piano del dinamismo
abbiamo un Roldan diverso da quello che avevamo visto contro Hagler, anche se dobbiamo sottolineare che l'avversario è differente, soprattutto sul piano psicologico. L'impatto è diverso. Forse commette l'errore Kinchena di accettare gli scambi sulla corta e media distanza, allora quando invece dovrebbe lavorare di più sulle gambe, quindi tenersi a distanza, perché sul piano della potenza, sul piano fisico, Roldan gli è nettamente superiore. Il destro che parte improvviso da parte di Roldan non sempre dà l'impressione, il pugile di colore, di intuire i colpi, soprattutto il destro. Ecco ancora il destro, poi Roldan riesce a doppiare il colpo con il montante destro, poi porta quattro colpi consecutivi che mettono in difficoltà Kinchen. Sono 3 centimetri in altezza di differenza fra i due, ma la differenza è minima, si nota pochissimo, in quanto lo stesso Kinchen non tende a sfruttare il maggiore allungo, ma accetta, come già sottolineato in precedenza, gli scambi sulla corta e media distanza. Ancora il destro di Roldan. L'azione dell'argentino non sempre è composta, ma comunque è di rara efficacia. Si fanno sempre più frequenti gli interventi di Carlos Padilla. Il sinistro stavolta di Roldan a segno. Il montante di Roldan, poi l'argentino va fuori misura con il gancio destro. Il destro di Roldan preciso, il sinistro alla punta del mento. Ancora una seconda ripresa chiaramente dominata dall'argentino, che fa valere la maggior pesantezza dei colpi, soprattutto il maggior dinamismo, la maggior lucidità. Ancora il destro, sia pure parzialmente a segno, si conclude la seconda ripresa favorevole a Roldan, noi ci risentiremo fra qualche istante. Domingo Martillo Roldan contro Jim Kinchen, match previsto sulla distanza delle 10 riprese e il sottoclù, o meglio uno dei sottoclù del mondiale unificato dei medi tra Hagler e Leonard. Al replay il preciso destro con il quale Roldan va a segno. Per fortuna di Kinchen il successivo montante dell'argentino è fuori misura. Qui lo rivediamo da un'altra angolazione, precisissimo il destro che Kinchen non intuisce, e poi il montante fuori misura. Questa sicuramente è l'azione più significativa della seconda ripresa di un match che ci ha lasciato già intravedere quale sarà l'andamento poi di tutto l'incontro. Con Roldan all'attacco, far valere la sua maggiore potenza. Il match è previsto sulla distanza delle 10 riprese, in avvio del terzo round, e subito il destro di Roldan che va a segno. Ancora il destro di Roldan. Nel palmarès di Kinchen c'è anche un successo ai punti, il 14 aprile 1985 contro Buster Drayton, che doveva diventare nel 1986 campione del mondo dei super welter IBF, successo ottenuto ai punti in 15 tempi contro Carlos Santos. La sconfitta comunque subita anche contro Iron Barclay il 17 ottobre 1986 a Detroit, sconfitta ai punti in 10 tempi. Un'altra sconfitta contro James Schuller per il titolo nordamericano dei medi il 16 febbraio 85 ad Atlantic City. Un match che poteva consentire sulla carta a Kinchen di reinserirsi nel vertice della categoria, migliorare quindi quel quinto posto nella WBC e nell'IBF. Sembrava ormai perso Roldan per il pugilato. Dopo l'ultima uscita, una vittoria ai punti contro André Monghelema a Monte Carlo il 14 luglio 1984. Poi il rientro a distanza di circa un anno,
e poi il match con Kinchen che gli apriva la possibilità e l'opportunità proprio nel giorno in cui Leonard strappava ad Hagler il titolo dei medi, titolo mondiale unificato, che doveva lasciare un segno poi nella storia di questa categoria, l'abbandono di Leonard e la riapertura ad altri nelle tre associazioni diverse per quella che è ritenuta una delle categorie più prestigiose del pugilato, quella dei medi. Nel frattempo già due titoli sono stati assegnati, quello dell'IBF in possesso di Frank Tate, quello della WBA in possesso del nostro Sumbo Calambai, dobbiamo dire meritatamente, al termine di un match condotto con molta intelligenza, e poi quello della WBC che verrà assegnato soltanto fra qualche ora. Per Roldan quindi quasi su un piatto d'argento questa opportunità, perché è chiaro che nel confronto con Ernst non c'è un favorito netto. Al termine di questo confronto fra Roldan e Kinchen vi proporremo uno speciale su Thomas Ernst, le immagini più significative della sua carriera che l'hanno portato a svariare dalla categoria dei welter alla categoria dei medio massimi. Si conclude una ripresa durante la quale ha fatto vedere qualcosa di più James Kinchen. Ora siamo al quarto tempo. Il pugile di colore è James Deit Kinchen, il pugile con i calzoncini rossi è Juan Domingo Martillo Roldan. Fuori misura con il destro Roldan. Non sempre Roldan riesce a trovare la giusta misura nei colpi, ne porta comunque tantissimi, ha una guardia aperta a spavalda, quindi si espone anche ai colpi dell'avversario, non sempre Kinchen ne sa approfittare, anzi la lacuna difensiva del pugile di colore è notevole, raramente riesce a intuire i colpi dell'avversario che concludono la traiettoria preferibilmente al volto. Riesce a toccare Kinchen senza però ottenere risultati concreti, e poi ancora il destro di Roldan che va a segno con il sinistro l'argentino, che riesce a trovare ora la giusta scelta di tempo, anche se poi è pericoloso con la testa in avanti allorquando teme l'attacco dell'avversario. Il destro di Roldan argentino, come tutti sappiamo, è stato uno dei grandissimi di questa categoria, Carlos Monzon, il quale tra l'altro intervistato recentemente non ha avuto paura a ribadire che anche per gli anni a seguire il migliore dei medi sarà sempre lui, Carlos Monzon. Questo per dire che né Marvin Hagler lo è stato pari alla sua fama, né all'orizzonte si profila un pugile in grado di impensierire in qualche modo la brillante carriera e i brillanti exploit del pugile argentino. Ben 13 fino ad ora i campioni del mondo nel paese sudamericano, ho già ricordato Pasquale Perez, Horacio Cavallo, Nicolino Locche, Carlos Monzon, Vitor Galindez, Castellini, Quello, Ugo Corro, poi ancora Palma, Laciar, Ballas, Ubaldo Sacco e Juan Martín Coggi, i due pugili argentini che hanno legato praticamente la storia più recente del nostro Patrizio Oliva. Infatti sul ring di Monte Carlo Patrizio Oliva diventava campione del mondo contro Sacco, mentre in Sicilia il titolo lo lasciava nelle mani di Coggi. Si combatte all'aperto nell'arena adiacente alla Caesar Palace, Palace maestoso. E siamo anche al quinto round di un match previsto sulla distanza delle 10 riprese. Juan Domingo Martillo Roldan contro Jim Kinchen. Il match
è dominato dalla maggior potenza di Roldan, probabilmente più in linea tecnicamente Kinchen, però soffre terribilmente la maggior consistenza fisica dell'avversario. È un'azione demolitrice quella di Roldan che ora vediamo andare a vuoto. Notevole dispendio di energie nella box dell'argentino, che comunque è dotato di gran dinamismo, di buona potenza, potenza che in qualche modo avevano messo in difficoltà anche Hagler, allora quando i due si sono affrontati per il titolo mondiale della categoria nel 1984, più esattamente il 30 marzo a Las Vegas, e match conclusosi con la vittoria di Marvin Hagler per KO tecnico al decimo tempo. Va fuori misura con il sinistro Kinchen, il destro ancora di Roldan che va a segno. Piuttosto spavalda la guardia di Roldan, non si cura assolutamente della difesa, fuori misura Kinchen. Forse una fase la più caotica del match fino a questo momento. Tenta di entrare con il montante ma va fuori misura Roldan, toccando poi con il gancio ancora il montante di Roldan che va fuori misura con il gancio sinistro. Il destro di Roldan. Ancora il destro dell'argentino. L'arbitro di questo confronto è Carlos Padilla, mentre i giudici sono Delby Shirley, Jerry Roth e Chuck Giampa. Quindi solo questi tre hanno diritto al voto, si limita a dirigere il combattimento Carlos Padilla. Ancora il destro di Roldan che fa la differenza, accusa Kinchen. Carlos Padilla lo controlla da vicino. Ancora il destro di Roldan che lavora preferibilmente al volto, sia in gancio che in montante, e si conclude il quinto round. Ancora un round dominato dal pugile argentino che lascia poco spazio all'avversario. Vediamo al replay, fuori misura con il gancio sinistro ma entra con il gancio destro precisissimo Roldan. Sarà il destro che sentirà chiaramente il pugile di colore. Qui lo rivediamo da un'altra angolazione, poi tenta ancora con il destro parzialmente a segno ma dietro la nuca Roldan, che poi va fuori misura al terzo tentativo. Sul volto di Kinchen i segni della durezza del combattimento, noi ci risentiremo fra qualche istante. Si affrontano Juan Domingo Martillo Roldan contro Jim Date Kinchen. Sulla destra dell'immagine il pugile argentino con calzoncini rossi, calzoncini bianchi invece per il pugile di colore, 29enne di San Diego. Al 42esimo combattimento da professionista con 37 vittorie, 2 sconfitte e 2 pari. Professionista dal 1980. Al 69esimo invece da professionista Roldan con 63 vittorie, 41 delle quali prima del limite, 3 sconfitte e 2 pari. Professionista dal 1978. Un anno di differenza fra i due. Kinchen è nato il 1 marzo 1958, Roldan il 6 marzo 1957. Roldan con questo successo chiede il lascia passare per disputare il titolo di campione del mondo dei pesi medi. Forse quel giorno, il 6 aprile, non lo sapeva, perché il successo di Leonard su Hagler cambiava tantissime cose nella mappa della categoria dei pesi medi. Ottenuto il lascia passare, affronta fra qualche ora Thomas Ernst.
Da qui la necessità di proporvi, di ricordarvi questo pugile argentino che è stato già protagonista di un tentativo mondiale contro Marvin Hagler, conclusosi per KO tecnico al decimo tempo. Era però nel lontano 1984. Kinchen è stato campione degli USBA dei pesi medi nel 1984, titolo conquistato contro Alex Ramos per KO alla nona ripresa, ma sul piano fisico è nettamente inferiore all'avversario, da dove potrebbe essere superiore sul piano tecnico, ma dicevo, sul piano fisico la differenza fra due è notevole. Errol Dunn sta chiaramente dominando questo confronto, demolendo un avversario che quasi mai ha dato l'impressione di trovare una contromossa giusta per impensierire in qualche modo l'avversario o perlomeno per limitare i danni. Tenta con il montante sinistro Roldan, che gioca un po' come il gatto con il topo, manda fuori misura l'avversario senza però trovare il tempo giusto per rientrare. Fuori misura ancora con il destro Roldan, è l'unico momento in cui Kinchen riesce a boxare sulla lunga distanza e quindi portarsi fuori misura dagli attacchi di Roldan. Si conclude anche il sesto tempo, un sesto tempo interlocutorio. Accenna subito un attacco Roldan, poi rinuncia, ancora il destro di Roldan a segno, sia pure parzialmente. Tenta con il montante Roldan, il colpo va a fermarsi sul braccio e l'avambraccio di Kinchen. Sembra diminuita per il momento la velocità di esecuzione di Roldan. È chiaro che l'argentino si concede un momento di pausa. Viene da una sesta ripresa non brillantissima. Tenta di lavorare Kinchen con il sinistro, poi incoccia nell'aggancio sinistro di Roldan. Ancora il destro di Roldan che scuote Kinchen. Ha portato meno colpi in questo avvio di settima ripresa Roldan, ma due volte con il destro è andato a segno, lasciando anche un segno sull'avversario. In un momento in cui Roldan sembra aver diminuito la cadenza, intanto entra con questo bellissimo montante destro. Dicevo, in un momento in cui Roldan sembra aver diminuito la cadenza, c'è l'impotenza e l'incapacità da parte di Kinchen di assumere l'iniziativa, di ottenere un qualche risultato. Anzi, ancora Roldan che sorprende l'avversario con questo destro. Non vede Kinchen i colpi, non li vede partire, non li intuisce. Lacuna difensiva quindi notevole del pugile di San Diego. Il sinistro di Roldan e si conclude il settimo tempo, anch'esso favorevole a Roldan, che si avvia così ad ottenere la 64esima vittoria
da professionista. Il sinistro di Roldan, che poi accenna un destro, tocca con il sinistro. Roldan si è fatto ora più deciso, taglia la strada all'avversario. Qui c'è forse un'ingenuità da parte e un eccesso di leggerezza da parte di Carlos Padiglia, che aveva dato l'impressione di voler intervenire a separare i due. Non troppo deciso il suo intervento, ne ha approfittato Roldan per toccare. Ancora una volta sullo stop dell'arbitro, Roldan tocca con il gancio sinistro. Fuori misura con il destro Roldan, che ora si porta mezzo passo più avanti, quindi riesce a centrare con maggior facilità il bersaglio. Ancora il destro di Roldan, in chiara difficoltà Kinchen, che è costretto ora a legare. Dopo due riprese quasi interlocutorie, Roldan ora dà maggior cadenza alla sua azione, affonda i colpi, soprattutto si trova quel mezzo passo più vicino all'avversario, quindi a distanza giusta per centrarlo con precisione. Buon per Kinchen, che l'argentino porta al massimo tre colpi. Stavolta il braccio sinistro di Kinchen impedisce al gancio destro di Roldan di andare a segno. Fuori misura con il sinistro argentino. Ancora l'argentino a segno con il gancio sinistro e poi con il destro. Si espone al destro frequentemente Kinchen con il suo braccio sinistro, con la mano sinistra sempre piuttosto bassa, quindi non vede quasi mai partire il destro dell'argentino. Preoccupato per lo più del gancio sinistro di Roldan, Kinchen si espone ai colpi dell'avversario. In questo ottavo round ha portato tantissimi colpi Roldan, qui riesce a entrare anche al bersaglio grosso. Esce con il sinistro, poi tocca con il destro facendo sbandare l'avversario. Un autentico calvario questo ottavo round per Kinchen. E si conclude l'ottavo round ancora su un destro preciso di Roldan, con Kinchen che raggiunge l'angolo piuttosto provato. Qui vediamo al replay il destro di Roldan preciso, che scuote la testa di Kinchen, che poi passa con il sinistro sopra la testa di Roldan. Qui lo vediamo da un'altra angolazione, è un gesto istintivo il suo, con il sinistro tentava di legare l'avversario, ma Roldan passava sotto per tentare di rientrare con il gancio sinistro, che però andava fuori misura. Gli occhi tumefatti, praticamente Kinchen vede sempre meno l'avversario. E siamo al nono round, quindi ci stiamo avvicinando all'epilogo di questo match, con Roldan che, intravedendo la possibilità di chiudere anzitempo, stringe ancora i tempi, entra sopra e sotto, poi tocca con un gancio sinistro sulla difensiva e verso le corde Kinchen, che lega sempre più vistosamente, mentre all'angolo della pugile di colore si nota un certo nervosismo e anche una certa preoccupazione. Il sinistro preciso di Roldan, che ora va a segno a colpo sicuro. Ancora il sinistro e poi il destro. Sbanda vistosamente Kinchen. Roldan che porta tre colpi consecutivi. Ricorre alle tenute Kinchen, ma non è in grado assolutamente di contrastare in qualche modo l'avversario. Vedete che il secondo di Kinchen sale sul quadrato in vita. Carlos Padiglia a sospendere il match. Sale sul quadrato anche il medico della riunione per controllare le condizioni di Kinchen, per
Roldan, c'è così il 64esimo successo, il 42esimo prima del limite. Non sa ancora che potrà disputare a distanza di 6 mesi circa il mondiale dei pesi medi. Qui vediamo al replay un sinistro preciso, gancio sinistro preciso di Roldan che guarda fisso l'avversario per poi tentare di chiudere con il destro, soltanto parzialmente a segno. Qui lo rivediamo da un'altra angolazione, si prepara con il sinistro la strada al destro, qui scuote vistosamente Kinchen, mancano ormai pochissimi secondi alla conclusione e noi naturalmente vi ricordiamo che dopo la linea alla regia ci ritroveremo con uno speciale su Thomas Ernst, che fra qualche ora sarà l'avversario di Roldan per il titolo mondiale dei pesi medi nella versione WBC. Legittima la soddisfazione per Roldan, mentre c'è il verdetto ufficiale che consegna ed assegna la vittoria alla pugile argentino per KO tecnico al 9° round. Noi ci risentiremo fra qualche istante. Assoluto.